Si chiama Furini che c'aveva questo lavoro da fare, Gardaland, doveva partire questo parco di divertimenti. Allora andammo su e ci fece vedere un sacco di disegni che voleva essere realizzati, però a livello di piccoli oggetti, dovevamo fare dei cesti, delle piccole scenografie per questo parco che doveva nascere, perché il parco non c'era ancora, non era nemmeno stato inventato ancora. C'erano delle carte ed è lì incominciammo questo lavoro. Ci dettero l'incarico di fare queste decorazioni, queste cose. Poi, mano a mano che lavoravamo su a Gardaland, perché abbiamo lavorato sia a Napoli che a Gardaland, mano a mano che lavoravamo a Gardaland uscivano dei lavori nuovi. Da una parte c'era la miniera, allora cosa fare nella miniera? Abbiamo deciso di fare delle grotte con delle stalattiti, delle stalagmiti. Poi c'era la miniera dei Nanetti con la casetta di Biancaneve e facemmo questo bosco fantastico sotto questa miniera. Poi c'era tutta l'Africa, tutto il percorso dell'Africa che all'inizio fu scavato a terra. Loro lo scavarono proprio nell'argilla e dovevano mettere l'acqua dentro, così fu fatta all'inizio. Ci fecero vedere un ingresso, loro c'erano un ingresso delle case in cemento che volevano ricoprire. E allora ci facevamo un disegnetto così provvisorio di getto, di come potevamo fare l'ingresso di Gardaland. Sul foglio di carta ci feci il disegno, mentre c'era una riunione dei soci, facemmo il disegno di due L, che erano i due uffici che venivano. Al centro c'era la porta d'ingresso, che si entrava tramite un ponte levatoio, che era di legno. E facemmo questo castello, Gardaland Live. Purtroppo è piena di castelli, Desenzano, Sirmione, uno più bello di un altro, però noi partimmo con quest'idea di questo castello un po' tipo Disney, facemmo tutta la parte di sotto e poi dopo, in secondo momento, dovevamo fare la parte centrale, la parte svettante, la parte più elegante a centro, più fantastica, più fiabesca, che poi non è stata mai realizzata, perché coprimmo queste case che c'erano con delle torri, delle cose. E basta, e facemmo soltanto la parte di sotto del castello, la parte di sopra non fu mai più realizzata. E i due uffici li ricoprimmo con queste strutture, facendo il pezzo centrale del castello, l'ingresso, la porta, era uguale a quello di Disneyland, che è copiato dal castello tedesco, quello che c'è in Germania. Il pezzo con le due torri lo facemmo a terra e poi lo montammo dritto. Per tutte le pareti vennero messe tutte le pareti di plastica per rivestire queste varie. Poi c'erano le due torri grandi che arrivavano a 7 metri d'altezza e facemmo i cappelli sopra, tutta la merlatura con tutti i gatti sotto, le cose che furono messi proprio completi dopo sopra, incastrati sopra per chiudere. Questo poi adesso cioè, non c'è più nemmeno quella, perché è stata rifatta, non c'è più l'ingresso principale. Poi facemmo tutta la discesa di terreno per fare la pavimentazione. E Furini fece l'idea dell'orologio per darci questo senso, che poi era un po' di moda, anche qua c'avevamo l'orologio, che c'era l'orologio con tutte le piantine che si cambiava giorno per giorno le date, e c'era l'orologio a terra. E facemmo quell'ingresso con poi i soldatini di piombo, che poi erano di cemento, giù a tutto che guardavano loro, che facevano la guardia all'orologio. E poi le montagne nella vecchia America, dovremmo fare tutto il percorso dei cavalli con tutto questo canyon. E poi rifacemmo tutta l'Africa, la vecchia America. La vecchia America, pittai tutte le capanne indiane con tutte le decorazioni, tutti gli stemmi, tutti gli scudi, le lance, tutte queste cose qua. Poi c'erano tutte queste decorazioni all'inizio. Poi rivestimmo il ponte del Trenino, che era tutta una struttura in ferro, la rivestimmo tutta quanta in plastico per fare i tronchi. E tutta l'Africa, c'erano tutte le scimmie, l'elefante, tutte queste strutture incominciammo. I disegni fatti là, E i dicevi, di disegni getto. erano di getto, fatti provvisoriamente per far vedere su per giù quello che uno poteva fare. Poi facemmo tutti i modelli, li facemmo qua a Napoli e Quindi furono parte di portati. Gardaland è nata a Napoli. Parte di Gardaland sì, è nata a Napoli, perché facemmo tutti questi pannelli, per il trasporto li portammo dritti su, facemmo dei metri quadri di materiale, poi li portammo con i treni,
Perché il primo castello d'ingresso era fatto... Tutto di vetro resina, era tutta la superficie, tutto pannelli di vetro resina a finta pietra. E furono fatti i pannelli che erano 4 metri per 3 metri, tutti trasportati uno sull'altro, venivano messi sul treno e venivano portati là. Poi là in opera furono montati. Allora facemmo le merlature delle torri a terra, furono fatte con i tubolari di ferro, poi rinvestite, saldate. E poi furono alzate in opera con la gru, furono messe sul castello finale, che era fatto tutto quanto in ferro, le torri rivestite. Poi mettemmo le finestre, mettemmo tutte le decorazioni fatte sempre in vetro resina per darci quell'aspetto del castello finale, diciamo. Facemmo tutta la prima Gardaland, perché poi dopo sono intervenuti poi tutti gli altri che hanno fatto tutte I le mazzoli e via. Che sono venuti dopo, che hanno fatto dei bei lavori, veramente belli. Che poi ci sono tornato dopo tanto tempo a Gardaland, qualcuno era cambiato, però c'erano i lavori fatti veramente belli, che hanno fatto poi un parco di divertimenti belli. Questo era quello che riuscimmo a risolvere per fare il parco, cioè era all'inizio di un parco.